non so se lei è abituato o per natura o perché è sadico a segnare l'ultimo minuto. Ancona la stanno cercando, cavoli suoi. E oggi quelli di Cesena sicuramente quelli di Cesena, non è simpatico. Ma lei aspetta proprio l'ultimo minuto, perché non fa gol prima? La domanda. Mi Serve viene una fare bella gol risposta. dal primo minuto, no? È fondamentale questo, cioè come ad Ancona. Forse questo più pesante perché è arrivato proprio gli ultimi secondi della partita. Dico, ma come mai segna sempre alla fine? Bella domanda. Allora, speriamo più avanti di farne anche durante i 90 minuti e non sopra. Vasquez invece continua il momento della sfiga terrificante. Oggi un colpo di testa che poteva essere gol, sinceramente. Sì, diciamo, oggi almeno credo che ho avuto qualche occasione per poter timbrare il marcatore, no? E sicuramente le partite scorse abbiamo trovato più difficoltà a creare le occasioni. Oggi sono stato più vicino, ma la cosa importante è che siamo riusciti a fare un risultato importante dopo un periodo un po' brutto e penso che per il gruppo è molto importante continuare su questa strada che ci deve portare il fatto di aver pareggiato al 96esimo contro una squadra come il Cesena che è costruita per vincere. Qui è un punto importante, al di là della classifica, che serve, la domanda è per tutti e due, serve per il proseguo del campionato, perché il campionato poi, ci auguriamo, avrà una coda, no? Con i playoff, quindi questo fa morale, questo punto. Sì, io penso che diciamo, ancora mancano 7 partite, poi noi in base al posto di classifica che ci ritroveremo alla fine vedremo e penseremo ai playoff. Ora dobbiamo dare valore a questo risultato, abbiamo martedì un'altra partita importante per noi, è fondamentale perché veniamo di un periodo senza fare tanti punti, quindi per noi ora ogni partita diventa fondamentale, a Cioè, tu prescindere. dici che ci starebbe bene una vittoria dei Canari? Noi se facciamo questa prestazione che abbiamo fatto oggi, sicuramente con questa voglia, questa fame, ritroveremo più punti di quelli che abbiamo trovato finora. E ovviamente che rimaniamo un po' amareggiati per il fatto che abbiamo fatto un grande girone di andata e ora stiamo facendo più fatica, ma non dobbiamo smettere di credere, e soprattutto nelle nostre forze come gruppo e individualmente. Domanda è sempre quella. Ma è un punto che fa morale, noi non siamo quelli delle ultime 10-11 partite sicuramente, perché il giorno d'andata si è vista una squadra, magari adesso stiamo facendo più fatica, ma oggi l'abbiamo dimostrato che siamo sempre quelli. L'abbiamo fatto bene, ma cerchiamo di proseguire il più a lungo possibile. È venuto fuori una cosa che personalmente non ho mai avuto dubbio che non c'era più, ma oggi è venuta fuori, cioè al di là della tattica, il modulo, la grinta. L'orgoglio, non ci stavate proprio a perdere questa partita, avete tirato fuori le palle. Sbaglio? No, è giusto. Dopo anche le ultime partite è l'unico modo per fare anche punti, perché oggi abbiamo messo tutto sul campo, se non metti quelle ti finisce come le partite precedenti. Abbiamo dato il massimo e devi mettere le palle su tutte le partite, Avete dato un bello schiaffone in faccia a Cesena, sportivamente parlando. sennò. Sì, loro sono una squadra che puntano a salire, noi cerchiamo di dare fastidio a tutti come abbiamo fatto oggi, infatti fino all'ultimo, gli ultimi secondi non abbiamo mollato ed è arrivato il gol. Vasquez, avete dimostrato che non siete secondi. No, io credo che diciamo, la nostra forza è sempre stato che tra di noi ci vogliamo bene. È così. Poi ovviamente Ma scusa, che. è vero che ti chiamano sempre il cabezone tutti incazzi? Sì, no, è il mio soprannome da piccolo, Però sin te ci da piccolo. chiamano tutti. No, a me mi chiamano qua, mi chiamano Federico. Poche persone mi chiamano Cabezon qua in Italia, però è il mio soprannome Quindi non ti da arrabbi, ragazzino. ma perché parlo perché anch'io ho una bella testa, No, al insomma. contrario. E infatti me l'ha messo mio padre. E quindi niente, ci dispiace diciamo, quello che è successo in queste partite scorse, ma noi proviamo a lasciare sempre Sì, ma tutto il dentro il campo. campionato non finisce adesso, No, infatti quello che parlo, che il morale che ci dà questo pareggio alla fine, perché penso che Ma anche la per prestazione. quello dico, a prescindere dal pareggio, credo che ci abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo
messo in grande difficoltà una squadra come Cesena, e quindi questo ci deve dare conoscenza ancora di più di quello che possiamo fare. Ci mettiamo come obiettivo la prossima partita, una partita alla volta come sempre, perché non è che possiamo, come dicevi prima, pensare poi ai playoff. Pensiamo una partita alla volta e poi vedremo, però dobbiamo continuare a giocare tutte le partite come questa e così saremo. Sai che cosa manca al Gubbio? Il gol di Vasquez. L'anno scorso ne hai fatti 9, dati da fare. Va bene, sì, io posso rispondere in 100 maniere, però penso che sempre la cosa più importante è la squadra. A livello individuale, ovviamente, io come professionista... No, perché sennò questo qui ti frega il posto. No, vabbè, io alla fine sai cosa penso? Io faccio il mio analisi personale e ovviamente, come credo tutti, abbiamo una certa aspettativa in tutti i sensi, però ovviamente a volte bisogna adattarsi a tutto, e quindi la realtà è che queste partite abbiamo fatto fatica e ora stiamo ritrovando il nostro gioco, la nostra grinta, la nostra prestanza in campo, e quello ovviamente ci darà dei migliori valori individuali e soprattutto gruppali. L'ultima domanda per Stefano, siccome giocate in notturna, vedi di non segnare l'ultimo minuto, perché i giornali devono chiudere. Se tu fai gol l'ultimo minuto ricambia tutto l'articolo, quindi fallo prima. Sarà fatto. Ecco. Io volevo chiedere a Vasquez, parlando proprio del ruolo, da dopo gennaio qualcosa per te è cambiato, perché hai giocato gran parte della stagione seconda appunto, comunque attaccante di raccordo, adesso stai facendo più proprio il centravanti, giocando tanto spalla alla porta, prendendo anche tante volte raddoppi. Ecco, come stai vivendo questa metamorfosi? Io la realtà è che io mi metto a disposizione della squadra, ovviamente che la società ha fatto delle sue scelte e io su quello non c'entro, quindi se devo giocare a punta centrale lo faccio, se devo fare la seconda punta la faccio, come in altre occasioni ho fatto pure in alcune occasioni trequartista. Ovviamente che per me a volte faccio più fatica quando gioco solo punta centrale, però va bene, alla fine diciamo la cosa importante è sempre il sistema che sta davanti, no? Dietro dice Vasquez, ma qua e dice Gubbio. E quindi io, a me mi dispiace e a volte dire no, oggi non ho fatto gol, perché così oggi abbiamo pareggiato, abbiamo fatto un grande risultato, ma io torno a casa incazzato perché non ho fatto, scusa la parola, perché non ho fatto gol. No, ma si può dire? Perché non ho fatto gol. Però lavoro ogni giorno per quello che così che un attaccante vive di quello. Quindi ora dire che i 7 gol non hai fatti 3? 2? 4? I 5 gol che ti mandano li fai da qui in poi? Speriamo, non sarebbe la prima volta. Volevo chiedere invece a Di Stefano. È vero. A Di Stefano, è se vero. Mentalmente ti cambia qualcosa a giocare, per te almeno personalmente, dal primo minuto da subentrante, perché i 2 gol che hai fatto li hai fatti entrando dalla panchina. No, è sempre bello giocare dall'inizio, come penso che lo vogliono tutti. Poi da subentrato magari tu sei fresco, gli avversari sono un po' più stanchi e ne puoi approfittare. Però giocare dal primo minuto è tutta un'altra cosa, ovviamente. Però il mister ha detto che in allenamento hai dei numeri. Lui ha detto, se avessi soldi comprerei Arena e Mister. L'ha detto pure a me. Ma lui le bugie non le dice, è una 40 d'anni che li conosco. Ma te, perché allora in partita? Partita è diversa sicuramente, sennò... No, servono le palle. Ovvio, quelle ce le mettiamo sempre, dal primo all'ultimo, su questo non c'è dubbio. Ragazzi, complimenti, grazie. Grazie a voi. Grazie, ciao.